quale può essere la strategia per il Paese alla luce di tutto quanto ha descritto nel suo intervento? Ma io penso che il Paese abbia bisogno di una rete di telecomunicazione di nuova generazione, che non può che essere in fibra nei grandi agglomerati dove c'è molta densità di traffico, perché le tecnologie wireless, anche di nuova generazione, LTE eccetera, sono una risorsa importante e forse sufficiente, ma non nelle aree a forte concentrazione dove si affollerebbero sulla stessa cella decine e decine di utenti contemporaneamente. Allora, nel settore delle tecnologie wireless gli operatori di telecomunicazione stanno investendo, c'è una competizione forte tra loro e stanno investendo. Nella fibra ottica invece gli investimenti sono modesti, c'è molta propaganda, ma gli investimenti veri sono modesti, anche per una ragione vera, cioè che si tratta di un di investimenti che hanno dei ritorni a lungo termine, mentre gli azionisti delle grandi società di telecomunicazione vogliono ritorni più rapidi, si aspettano ritorni più rapidi e con redditività elevata, come l'attività di fornitura di servizi consente. Allora occorre un operatore specializzato. Per il momento in campo c'è Metroweb, la Cassa ha dato il suo sostegno finanziario a Metroweb, che ha un primo progetto di cablare in fibra ottica to home 30 città italiane, il 20% della popolazione, il 23% delle aziende, delle imprese. Questo entro il 2014-2015. Naturalmente per realizzare l'obiettivo dell'agenda digitale, che però è al 2020, occorre altro, ma intanto è un primo passo concreto, significativo e ormai in fase operativa. Vorrei introdurre un elemento nuovo che non è emerso, anche l'elemento del satellite. Ritiene che il principio della neutralità tecnologica indicato dalla commissaria Cruz, dall'Europa, sia in Italia un principio adottato o auspicabile, che ha spazio? Auspicabile penso di sì, non sono un esperto di tecnologie, non è il mio mestiere, diciamo. Auspicabile sicuramente sì. Sulla valutazione di quanto sia adottato in Italia altri possono dire meglio di me. La ringrazio.